Amici di Ad Maior, amici della lingua inglese, ci rivediamo oggi per dissipare ancora qualche dubbio sulla grammatica inglese in particolare. Oggi andiamo a parlare infatti di aggettivi e pronomi indefiniti, un argomento che spesso causa un po' di errorini. Allora, vediamo anzitutto che cosa intendiamo per indefiniti e poi perché sono o aggettivi o pronomi. Allora, indefiniti, il termine, la definizione indefinito si utilizza per pronomi e aggettivi che ci indicano una quantità vaga, una quantità non specifica. Cioè non andiamo a contare, a precisare, a specificare di quante unità stiamo parlando, ma ci viene dato un quantitativo a spanne, diciamo così. Quali sono in italiano gli aggettivi o i pronomi indefiniti? Molto, molti, poco, poche, un po' di... alcuni, qualche, diversi, parecchi, vedete che sono tutte quante definizioni che sì, ci danno un'idea ma molto vaga e tra l'altro anche molto soggettiva. Se io dico ma sì, c'erano parecchie persone, o c'erano molte persone, o diverse persone, o varie persone, o quello che volete voi, o poche persone, per me possono essere 5 o 20, per un'altra persona possono essere 50 o 100, a seconda chiaramente del contesto, della percezione, quindi è evidentemente anche molto soggettivo, se vogliamo, il quantitativo che stiamo indicando. Quando sono aggettivi e quando sono pronomi? Allora, come sempre, sono aggettivi quelle parti del discorso che si trovano vicino al nome, al sostantivo a cui si riferiscono. Ad esempio in italiano, molti bambini, in quel caso è aggettivo, pochi libri, in quel caso è aggettivo perché libri è immediatamente dopo, alcune persone è aggettivo, d'accordo? Perché abbiamo il sostantivo espresso immediatamente dopo. Invece è pronome quando quel sostantivo non c'è, non è espresso, probabilmente è sottinteso, e allora in quel caso non è più aggettivo ma è pronome, quindi quante persone c'erano? Ce n'erano molte. Non c'erano molte persone, di nuovo, ce n'erano molte, ok? Oppure, ho letto tanti libri, tu, io ne ho letti pochi, ok? Non pochi, ho letto pochi libri, ma libri in quel caso è sottinteso. Ora, la stessa identica cosa da un punto di vista grammaticale si verifica in inglese come in qualsiasi altra lingua, però andiamo a vedere quali sono i loro aggettivi e pronomi indefiniti. Allora, partiamo da questi che noi conosciamo già benissimo, quindi se avete qualche dubbio andate a vedere la lezione 18 di questa playlist qui, se volete sentirlo in italiano, della playlist in versione inglese, se preferite, se ascoltare le spiegazioni, compresa questa, in inglese, voi sapete che nel mio canale, lo dico sempre, un corso uguale una playlist, ok? Playlist di tedesco? Corso di tedesco. Playlist di grammatica inglese? Corso di grammatica inglese, la stessa playlist di grammatica inglese esiste anche in lingua e poi letteratura e via così dicendo, quindi per non, per potervi meglio orientare, per non smarrirvi, ok, basta che andiate sulla pagina principale del canale, cliccate su playlist e avete tutti i corsi con le lezioni una dopo l'altra elencate, tra l'altro sono anche numerate, quindi in questo caso se volete andare a vedere some, any e no, semplicemente potete anche soltanto scrivere lezione 18 di inglese, insomma. Allora, brevissimamente, some, any e no, some e any possiamo tradurlo come qualche, alcuni, ok? Vengono utilizzati tutti e due con il plurale. E possono essere aggettivi o possono essere pronomi, come dicevamo prima. Some si usa per le frasi in generale affermative, mentre any si usa per le frasi normalmente interrogative o negative, oppure interrogative negative. A volte possiamo utilizzare some anche nelle domande quando ci aspettiamo una risposta positiva, quando stiamo offrendo qualcosa, ok? You like some cake? Ok, non chiamo you like any cake, cioè vuoi quelle torte in generale. Ti chiedo se ne vuoi un po' di questa, proponendomi già positivamente. Allora in quel caso posso usare some. Ma se no, nelle domande utilizziamo sempre any. Sempre con il plurale tutti e due. Ovviamente tranne per i sostantivi uncountables, anche qui abbiamo fatto il video apposito per i sostantivi non numerabili, quindi uncountables,
andate pure a vedere se avete qualche dubbio, some any, anche se di solito si usano col plurale, vanno benissimo anche con gli uncountables. Any in particolare può essere utilizzato anche soltanto con un singolare, ma cambia leggermente accezione. Cioè, mentre, non lo so, con il plurale banalmente vuol dire, non so, I haven't got any books here with me, ok? Non ho libri con me adesso. Ok, quindi è semplicemente una frase negativa tranquilla. Se invece utilizziamo any con il singolare cambia un pochino il significato. Ad esempio, he likes reading any book. A lui piace leggere qualsiasi libro. Qualsiasi, quindi assume questa accezione un po' diversa, non più qualche, ma uno qualsiasi, non importa quale. Cambia un pochino. In generale però utilizziamo sempre il plurale sia per some sia per any, dove è possibile, chiaramente con gli uncountables a volte non lo è. No ha lo stesso significato negativo di any, però ricordiamoci che quando abbiamo no il verbo non andrà più negativo ma sarà positivo. Ok, I haven't got any books, per stare nell'esempio di prima, va benissimo, ma se dovessi usare no, non sarà più I haven't got, ma sarà I have got no books, perché logicamente due negazioni in inglese non si possono mettere. Vediamo un esempio qui ora. Allora, have you got any money? Have you got any money? Money per esempio è un uncountable, ok, il denaro, i soldi. Have you got any money? Yes, I've got some. Prima cosa che notiamo è evidentemente che ho utilizzato any per la domanda e some per la risposta, ok? Perché chiaramente nel primo caso un'interrogativa, nel secondo caso una frase positiva, una frase affermativa. Che altra differenza notate? Have you got any money? Yes, I've got some. Ok? Quindi hai dei soldi, with you, magari con te. Yes, I've got some. Sì, ne ho. Nel primo caso di fianco a any abbiamo il suo sostantivo, cioè money, e quindi questo è evidentemente un adjective, un aggettivo. Nel secondo caso I've got some, non ripeterò, yes I've got some money with me, yes I've got some, sì ne ho, ok? Noi utilizziamo questo pronome in italiano, che è un pronome partitivo. E in questo caso non avendo il sostantivo dopo, non avendo il noun, il nome dopo, questo sarà invece un pronome. Quindi questo per capire cosa intendiamo per aggettivo e per pronome, cosa intendiamo per un nome, come in questo caso sottinteso. Ovviamente se sottintendo un nome devo contestualizzare la frase, avrò una frase prima in cui quel nome viene nominato su un gioco di parole, comunque viene menzionato precedentemente, altrimenti non potrei evidentemente sottintenderlo. Quindi ho per questo creato questa botta risposta per far capire che spesso il pronome arriva in conseguenza di una frase precedente in cui il nome c'era evidentemente. Poi proviamo a vedere il secondo gruppo, cioè la seconda categoria, tipologia di indefinito, each, che noi traduciamo come ogni, ok? Cioè every single, viene utilizzato chiaramente con il singolare, come ogni in italiano, ogni persona. Vediamo l'esempio, each person, ogni persona, ogni singolo individuo, will receive a ticket, ok? Riceverà un biglietto, each person, cioè ciascuno, ciascun individuo. Ovviamente è un aggettivo. E poi ancora, a few e a little. Questi due termini vengono utilizzati per indicare quantitativi ristretti, ok? Small quantities, ma hanno un utilizzo diverso perché few o a few viene utilizzato per il plurale, mentre little o a little viene utilizzato per un singolare, ok? Proviamo a vedere anche un esempio in questo caso. Stessa frase ma cambiando il sostantivo, nel primo caso un plurale, nel secondo caso un singolare. It will take a few minutes, cioè ci vorranno pochi minuti, a few minutes. A few minutes, minutes è plurale, sono i minuti, a few minutes, pochi minuti. Quanti? Non lo sappiamo, è un indefinito, pochi, una piccola quantità. It will take a little time, ci vorrà un pochino di tempo, ok? Giusto poco tempo. Time è un uncountable, in questo caso un singolare comunque, quindi utilizzerò a little, ok? Non potrò dire a little minutes, non potrò dire a few time. Non lo posso fare perché uno è plurale e l'altro è singolare.
però il significato, da un punto di vista della quantità, grosso modo è il medesimo. Ancora, qui abbiamo parlato di poco, poco, pochi. Parliamo adesso di tanti, tanto tanti. Many, ok? Che è il plurale, molti, molti libri, molti bambini, molti minuti, molte giornate, Much, che è diverso, attenzione, perché vuol dire molto, ma per il singolare o per gli uncountables, chiaramente che desiderano il singolare, come potrebbe essere many prima, d'accordo? Quindi many, che può essere anche many of, molti tra, ok? Many of the people in the room, molte tra le persone nella stanza. Anche la stessa cosa può valere per much, much of the wind coming from, cioè molto del vento che veniva dall'est. Ok, quindi molto, molti tra un gruppo o di un certo quantitativo, posso farlo. In ogni caso, many e much vengono utilizzati appunto per indicare un quantitativo abbastanza abbondante. E many può essere anche sostituito con il molto comune, tutti quanti lo conosciamo, a lot of o anche lots of. Attenzione che anche much può essere sostituito con a lot of, ma non con lots of. Vediamo gli esempi e sicuramente sarà più chiaro. Allora, partiamo prima con un plurale, con un sostantivo plurale. There are many books. There are many books. Ci sono molti libri. Con love prima, many of the books, okay, on the desk, okay, are mine. Quindi molti dei libri sulla scrivania, sul banco sono miei. Quindi molti tra tanti, ok, tra tanti di più, molti all'interno del gruppo. Altra possibilità. Restando nell'esempio, there are many books, ci sono molti libri. Posso dire anche there are a lot of books? Certamente. Posso dire anche there are lots of books? Assolutamente. Posso usare tutte e tre queste forme. Passiamo però al secondo esempio, parliamo di luce. Ok, c'è molta luce. There is much light, non many, perché ovviamente è un singolare, è anche un uncountable in questa situazione, in questo contesto. Posso dire there is a lot of light? Certo, c'è un sacco di luce, diremmo in italiano. Sicuro? Perfetto. Posso dire there is lots of light? No. Allora, qualcuno mi dirà, ma io l'ho sentito. In forme gergali, ok, e dialettali, come in italiano, si sentono molte cose, ma io chiaramente vi parlo dell'inglese standard, no? Quindi non è auspicabile che lo utilizziate. Ok? Quindi many o much che corrispondono a lot of. Many corrisponde in particolare anche a lots of, volendo. La traduzione sì, veramente è molto, molto, molti, invece a lot of è proprio un sacco di, ok? Quindi è un po' più colloquiale, come dire un sacco di in italiano, cioè un po' più colloquiale se dobbiamo scrivere qualcosa di molto forbito, magari non scriveremo a lot of, scriveremo più volentieri several, diversi, parecchi, ok? Several è già un registro linguistico un pochino più elevato. Plurale, esempio, several people, plurale perché people è plurale. Ricordiamocelo perché tante volte mi si chiede, infatti leggiamo l'esempio, several people changed their mind, quindi molte persone, diverse persone hanno cambiato la loro opinione. E qualcuno mi dice, ma perché there? Ma perché c'è there quando, non lo so, si parla di place, ok? Quando si parla di sostantivi in cui che apparentemente in italiano sono singolari, la polizia, perché sono sostantivi collettivi che indicano una collettività come people in questo caso e quindi sono plurali in inglese. Hanno il verbo al plurale e tutti gli aggettivi che si riferiranno a loro, come in questo caso il possessivo there, è chiaramente plurale, terza persona, plurale, scusatemi, perché si riferisce appunto a tutti gli individui che appartengono al gruppo gente, in questo caso al gruppo polizia o quant'altro vi possa venire in mente, ok? Quindi several people, perché? Perché dopo several abbiamo chiaramente un plurale, in questo caso è un nome collettivo, diverse persone, parecchie. Ok, più carino, più forbito, più formale, bellino da scrivere anche. Poi,
Most, ok? Most. Most of, anche molto spesso. Che differenza c'è tra most, che è la maggior parte di, giusto? Che differenza c'è tra most e most of? Anche questo a volte è un po' nebuloso. In realtà la spiegazione è molto chiara. Vediamola se, come sempre con l'esempio, perché molte volte è molto più chiaro capire attraverso un esempio concreto. Most people like ice cream. Quindi alla maggior parte delle persone piace il gelato. Most people. La maggior parte, the majority of people. Ma se io dicessi most of the people, non sto più parlando della maggior parte delle persone in generale nel mondo, dell'universo, dell'umanità. Sto parlando di un quantitativo di the people, di un quantitativo definito di persone ben specifico. Quindi poi anche l'esempio dovrà essere contestualizzato in quel modo. Most, ad esempio, of the people in the room, quindi la maggioranza delle persone nella stanza, oppure most of us, la maggioranza tra noi, quindi vedete che stiamo parlando di un gruppo relativo ristretto di persone, non dell'universo, didn't agree. Most of the people in the room didn't agree. O most of us didn't agree. Non eravamo d'accordo, la maggior parte di noi non era d'accordo, la maggioranza delle persone nella stanza non era d'accordo. Ma sto parlando di una maggioranza all'interno di un gruppo ristretto, allora most of. Viceversa, most people, ok, most kids, most birds, quello che preferite, in questo caso significa la maggioranza di in generale, di tutta quella categoria, universalmente parlando. Ok, poi è abbastanza istintivo anche in realtà. Da un punto di vista grammaticale cambia, attenzione, most people chiaramente è aggettivo perché ha dopo il suo nome, è sempre quella la regola. Most of the people non ha più dopo il suo sostantivo, ha of the, ok? Quindi mi diventa un partitivo dopo, per cui lui most in realtà sta da solo, per cui è pronome. Most of the people o most of us, se preferite, ma è comunque pronome, non è più aggettivo perché non si appoggia sul sostantivo che segue, ma sta da solo e dopo ha un of the, che è appunto un partitivo. Infine, poi naturalmente ce ne sarebbero altri, ma insomma per darvi un riassunto dei principali, troviamo a bit or a little bit of, un po' o un pochino di. A bit of è un po'. A little bit of è un pochino di. Esempio, anche questo, a little bit of your time. Could you give me a little bit of your time, please? Or a bit of your time? A volte quando. Do you speak English? A bit. Un pochino, un po'. A little bit, un pochino. Ok? A volte lo si dice per umiltà, a volte lo si dice perché veramente non si conosce bene la lingua e quindi risponde sì, parlo l'inglese. No, a bit. Ok, è una cosa un po' prudente, diciamo così. Ok, questi sono i più comuni, possiamo dire così, indefiniti, aggettivi e pronomi indefiniti inglesi. E mi sposto come sempre dalla mia whiteboard per consentirvi, nel caso vogliate, di segnarvi uno screenshot, di mettere in pausa e appuntarvi quello che vi interessa. Poi torno qui con voi, vi ringrazio naturalmente per aver seguito questo video. Come sempre, se avete piacere, lasciatemi un like, che il vostro feedback è la cosa più importante per me, condividete, iscrivetevi e quant'altro. Io vi ringrazio sempre, vi ringrazio sempre di più in realtà, perché sempre di più è il calore che mi arriva da voi, quindi siete gentilissimi, grazie per i vostri commenti. Io sono chiaramente a vostra disposizione se avete dei dubbi, delle domande o delle richieste. Se posso, volentieri vi vengo incontro e sono qui per voi. Grazie infinite, ci vediamo di nuovo molto presto con la grammatica e non solo inglese. Ciao!